Possiamo capire tecnicamente che cosa è accaduto? In sostanza c'è stato un allarme antincendio dettato da un problema tecnico, ovvero sia c'è stata la rottura di un giunto antivibrante dell'impianto di condizionamento che ha procurato una fuoriuscita di acqua calda e conseguentemente un rilascio di vapore. E l'alta temperatura del vapore ha fatto scattare gli allarmi predisposti nel vano tecnico. Quindi anche in sala è arrivato l'allarme? Naturalmente sì, perché l'allarme è concepito proprio per dare l'allarme a tutto il volume del teatro. Quindi cerchiamo di capire, c'eri anche tu in sala, che cosa è accaduto? Mi dicevi prima, non ci sono state scene di panico, per fortuna. No, è stato uno spettacolo nello spettacolo, perché come il primo violino ha terminato l'accordatura dell'orchestra, doveva soltanto uscire il direttore per iniziare il concerto ed è scattato questo allarme che è un messaggio registrato, una voce che dà questo allarme di evacuazione. Solo che i bravissimi vigili del fuoco, siccome sono collegati per radio alla centralina che abbiamo visto poco fa, hanno subito iniziato a tranquillizzare il pubblico. Il nostro personale del teatro ha iniziato comunque ad attivare tutte le uscite di sicurezza e a tranquillizzare il pubblico, fino a quando con il dottor Deon abbiamo fatto il controllo di questo locale, poi insieme siamo andati in palcoscenico per tranquillizzare il pubblico che lo spettacolo stava per riprendere, non c'era nessun pericolo di incendio, ma era appunto, come ha detto Deon, un problema relativo al sistema di condizionamento del teatro, che vorrei precisare non è né a gasolio né a gas, ma è elettrico.